Seconda video lezione dedicata ai sacrifici tipici, questa volta sacrificio in F7 o in F2. Perché proprio questo? Perché è il più frequente in assoluto. Onestamente, chi di noi non ha sacrificato in F7? Per esempio, nella partita dei due cavalli, no? E qui, vabbè, alfiere per F7 scacco ovviamente non è un vero sacrificio, quindi facciamo finta di mangiare un'altra variante in F7 scacco, ecco. Per esempio possiamo vedere di questo genere di varianti, oppure nella spagnola scacco F7, cavallo E5, oppure nell'attacco Keres della Scheveningen, dove abbiamo anche qui un sacrificio tipico, alfiere per F7 scacco, oppure nel gambetto di re, beh vabbè, chiaro, il gambetto Muzio, insomma, è, diciamo, la patria dei sacrifici in F7, no? Ecco qua, giusto per guardare, alfiere per F7 scacco, vabbè, questo è proprio il tipico sacrificio in H7, anche se poi tuttora la teoria, per esempio, sul gambetto Muzio, qui, ecco, ad esempio, questa, nel Nun Chen's Opening, nel libro quindi delle aperture di Nun, nel John Nun, Gallagher dice partita confusa e lascia qui le analisi, anche se poi, francamente, la situazione non è chiara, cioè nel senso che il bianco ha un buon attacco, sacrifica, vabbè, ma comunque, ecco, io non voglio parlarvi, oppure, ecco, Philidor, oppure il leone, il sacrificio in F7, sono situazioni estremamente frequenti, ma qui basta comprarsi un libro di aperture e si va avanti. Io non voglio parlare di questo, voglio parlare dei sacrifici tipici in cui non abbiamo, diciamo, una teoria dietro, ma abbiamo solamente alcuni punti importanti che dobbiamo tenere presenti. E quali sono? Allora, qui possiamo fare un sacrificio in F7? Sì, perché abbiamo due le possibilità. C'è la possibilità di mettere un cavallo in G5 e la possibilità di mettere la donna sulla diagonale A2, G8, cioè verso il re. Qui abbiamo Tal in azione, che in maniera molto semplice ci fa vedere. Scacco, re per F7, scacco. Osservate che niente può interporsi, niente può bloccare lo stacco. Il re è ostacolato dai suoi pezzi, cioè nel senso che non può andare in E7, che sarebbe la sua casa di fuga migliore, non può andare in E8, non può andare in G7, insomma, ha poche scelte. Ecco, dove può andare? Allora, diciamo subito che andare in G6 non serve a niente. Qua raramente ho visto il re nero salvarsi dopo il re G6, perché segue la standard cavallo H4 scacco, il re si deve muovere, scacco, mangia, scacco, cioè in problema povero gli va a dare il matto, ecco, cioè una volta che è uscito in G6 il nero si becca il matto, quindi deve fare per forza il re F8. Per la cronaca, veramente Hunziker a questo punto abbandonò, ma noi facciamo finta di continuare a giocare, perché Tal ha detto che lui avrebbe continuato con cavallo G5, queste sono le due mosse standard, cavallo G5 e la donna sulla diagonale 2G8, queste sono le due condizioni necessarie e sufficienti, se non ci sono queste non c'è niente da fare. Qui adesso minacciamo già il matto in F7, quindi come può fare a pararlo? Solo piazzando il cavallo di mezzo, mangia, ma qui il nero è pieno di minacce, già minaccia cavallo 6 scacco, anche se lo cattura scacco e cattura la regina, cioè in parole povere è andata la partita. Ecco perché il nero ha abbandonato. Vediamo un altro esempio, quindi le condizioni, ecco qua, abbiamo la possibilità di fare un sacrificio in F7 perché l'alfile è puntato su F7, l'alfile che attualmente è impresa, cioè il nero minaccia. Bene, possiamo fare cavallo G5 scacco poi? Sì, possiamo farlo. Possiamo mettere la regina sulla diagonale A2-G8? Beh no, al momento no, però perché sta il cavallo, però il cavallo lo possiamo benissimo cacciare. Bene, abbiamo quindi le due condizioni
necessaria. Ovviamente qua non c'è una vittoria immediata, forzata, cioè non è che il bianco, che tra l'altro è Velimirovic, grandissimo attaccante, ma anche lui non è che le può calcolare tutte. Quindi abbiamo le condizioni necessarie, vai, attacco, sacrificio, scacco, mangio. Abbiamo detto che quel cavallo ci impediva di andare in C4, che cavallo B7, scacco. Ok, ci siamo. Niente può bloccare lo scacco, è molto importante, perché se c'è qualcosa che il nero può interporre, allora, come non detto, è ovvio. Case di fuga, poche, ridotte, di nuovo, vedete, il re non può andare né in E7 né in G7, quindi ha i suoi pezzi che lo ostacolano. La sua solita alternativa è Re G6, o Re E8. Allora, Re G6, come abbiamo appena visto, non serve a niente. Non funziona quasi, non serve a niente, raramente funziona, ecco. Sempre cavallo H4, solito scacco standard, H5, donna F7 scacco, e qui niente, o gli demo il matto oppure un vantaggio decisivo, cioè è inutile starla a calcolare. Bene, vediamo quindi Re8, la mossa giocata dal nero, che è cavallo, che è praticamente migliore. Cavallo G5, ecco qui. Quindi il sacrificio in F7 lo possiamo fare se poi possiamo piazzare il cavallo in G5 e la donna sulla diagonale a 2-G8. Come può fare il nero a parare la minaccia in F7? Torre F8? No, perché segue cavallo E6, minacciamo la regina, donna B8, scacco, re D8, alfiere H6, e qua adesso come minimo il bianco riguadagna il materiale sacrificato, ecco, quindi niente da fare. Quindi il nero ha giocato cavallo F8, cavallo F8 anche per impedire cavallo E6, appunto. Torre D1 controlla tutta la colonna D, minaccia di nuovo il matto in F7. Bisogna chiudere quella maledetta colonna D. Come può muovere il nero? Allora, il nero in partita ha giocato alfile D7. Vediamo cosa succedeva con alfile D6. Seguì alfile E3, H6, torre per D6. Cioè, il bianco poteva continuare l'attacco. Per esempio, se adesso il nero accetta, segue scacco, torre D1, e ha perso la regina. Quindi alfile D6 non andava bene. Qual è la replica migliore? La replica migliore, paradossalmente, era alfile D8, alfile 3, alfile G4, e ora c'era molto bella alfile B6. Questa è mangia, sposta la regina e cattura. E come valutare questa posizione? Boh, onestamente molto confusa. Certo, intendiamoci, il bianco sta bene, però comunque notate la difficoltà di questo genere di sacrifici. Ecco perché è difficile trovare la mossa difensiva giusta, corretta, una volta fatto questo genere di sacrifici. Alfile D7, quindi dicevo, il nero ha giocato alfile D7, di nuovo alfile 3. Qual è l'idea del alfile 3? Vuole giocare a cavallo B5, perché è inchiodata la donna. E quindi lui si è schiodato, il nero, giocando a donna C8. Anche se faceva per esempio mosse tipo H6, cavallo B5, c'è sempre il solito discorso che segue una serie di scacco, mangia, scacco, cioè c'è una serie di scacchi, cavallo H6, e il bianco ha l'attacco ancora. Quindi, torniamo un attimo indietro, dicevo, dopo alfile 3, cavallo B5, il nero si è schiodato, scacco, re D8, cavallo A4, come vedete, il sacrificio in F7, quindi, non è vincente in assoluto, e poi dopo bisogna saperlo condurre l'attacco. Qual è l'idea del bianco? Per esempio, adesso il bianco vuole giocare cavallo B6, forchetta, mangia, scacco, è mortale. Quindi dopo cavallo A4 il nero ha fatto C5, mangia, recupera un pezzo. E vabbè, cavallo G6... Adesso la partita, il bianco ha giocato a fine per C5 e ha vinto lo stesso. Però volevo farvi vedere questa variante. Il bianco, cioè, non ha giocato scacco,
Per questo motivo, perché copre scacco, re 8, scacco, re di 8, e adesso come continuo? Non ha visto alfile b6 scacco, che è bellissima, ma diciamo è un problema di visualizzazione, è difficilissimo calcolare questo genere di varianti, perché dopo mangia, scacco, donna c7, scacco, e finisce col mato. Sono, insomma, varianti difficili da calcolare. Come vedete, alfile per f7 è un sacrificio più pericoloso. Bene, vediamo una partita classica di Schlechter. Qui abbiamo due cavalli che possono partecipare all'attacco, quindi abbiamo non solo il cavallo f3 che può andare in g5, ma abbiamo anche un cavallo f5 molto aggressivo. Possiamo mettere la regina sulla diagonale a 2g8? Sì, possiamo farlo, quindi dobbiamo sacrificare. Vediamo un po', scacco, mangia, scacco, ok. Ovviamente, come al solito, il re vorrebbe scappare in e7, ma non può. E dove può scappare? Ha essenzialmente tre possibili vie di fuga. Re g6, come al solito, va malissimo. Dopo donna g4 è inutile che calcoliamo. Adesso già minaccia la scoperta con cavallo 6, niente da fare, in g6 non funziona mai. La migliore è re f6, seguiva scacco, re f7, scacco e donna g4, ma nuovamente qui c'è un attacco assolutamente decisivo del bianco. Questa superiorità locale di forze sull'ala di re è chiaro che deve portare a qualcosa in termini di attacco, non può essere altrimenti. Bene, in partita ha giocato re g8, donna h5, e minaccia duplice matto, mangia, scacco, re f8, scacco, re g8, e che cosa può fare adesso il bianco? È chiaro, un'alzata di torre, sempre quello è il punto. Però il fatto è che se fatto re 3 subito, il nero c'ha g6, scacco e copre. Allora, molto bene, il bianco ha giocato prima donna g6, ha bloccato il pedone, donna d7 e poi ha fatto torre 3. E a questo punto il nero ha abbandonato. Come vedete le idee si ripetono. Le idee del sacrificio in h6 sono molto simili a quelle in f7. E cioè, essenzialmente, il cavallo in g5 e l'alzata di torre. Qui, diciamo, l'unica cosa che è differente è il fatto che il bianco deve avere la possibilità di dare uno scacco sulla diagonale a 2g8. Perché ovviamente abbiamo sacrificato in f7 e non in h6. Ma le idee sono simili a quelle del sacrificio in h6. Le idee di attacco, intendo. Vediamo altro sacrificio. Petrosyan è il bianco contro Korchnoi. Vediamo un po'. Abbiamo l'alfiere puntato contro F7. La regina può andare sulla diagonale a 2G8. Alzate di torre le possiamo fare? Sì. Ci sono possibilità di alzate di torre. Cavalli? Ne abbiamo due. Qualcuno lo porteremo in attacco. In particolare nella casa 6, questo già può andare. Sì, gli elementi per il sacrificio ci sono. Scacco, mangio, scacco. E dove può andare il re nero? Se va in G7, segue un bel matto. Scacco, re H6, torre F3. Ecco, l'alzata di torre. Quando c'è l'alzata di torre, va a finire sempre male. G5, cerca di scappare. F5, gli togliamo la casa di uscita. G4. Mi impedisce torre H3, donna C4, minaccio donna H4, re H5, scacco, mangio, G3 e matto. Insomma, in parole povere, l'alzata di torre è sempre decisiva. Quindi il nero ha giocato re 8, qui il bianco potrebbe anche raddoppiare le torri e andare a catturare l'alfile in C8, ma Petrosyan decide di distruggere il nero. Cavallo d5, alfile d6,
cavallo E6. Ecco qua, vuole andare praticamente a dare lo scacco in C7. Questo è il punto del sacrificio in F7, la casa E6 risulta indebolita, tutta la diagonale a 2-G8 risulta indebolita. Qui il nero ha giocato B5, scacco, è uno scacco assolutamente mortale, se mangia, scacco, re di 8, donne 6 e minaccia torre di 1, ecco, torre F di 1, è matto in F6. E ovviamente il re è rimasto al centro, è mortale, quindi re E7, vabbè, la partita è finita così, re F8, cavallo per A8, a questo punto le minacce sono molteplici, il nero ha abbandonato, che corso è. Vediamo altro sacrificio, questo, Alekhine, vediamo un po'. Qui c'è qualche piccola differenza, è vero, possiamo fare il sacrificio in F7, la donna può andare sulla diagonale 2-G8, possiamo fare cavallo G5, però abbiamo un po' di difficoltà, nel senso che quell'alfile F5 del nero può svolgere un ruolo difensivo, però abbiamo un alfiere caposcudo piazzato bene in D6, insomma, vai con l'attacco. E quindi sacrifica, mangia, scacco, ecco, ci siamo messi sulla diagonale 2-G8, niente blocca lo scacco, perché se segue il file 6, scacco. Quindi non, è sempre molto importante controllare che non ci sia niente che blocchi lo scacco. Re F6. Il bianco ha giocato H3, ha minacciato il cavallo. L'idea è semplicemente che se torna indietro, G4, e come minimo, poi fa G5 la forchetta, come minimo ha ripreso il pezzo. Quindi il nero ha giocato al file 6. Qui Alekhine ha giocato donna D2, però vinceva pure subito mangio, scacco e guadagna materiale e così via, vabbè, ma comunque ha giocato donna D2, cavallo H6, diciamo, il bianco ha perso l'occasione di vincere subito e continua però con l'attacco G4. Questo è il problema di fondo del sacrificio in F6, che diciamo, lascia sempre un certo attacco, G per H6, donna per F6. Faccio vedere qualche altra mossa, solo per farvi vedere, ecco, in questa posizione, questa è una posizione che sta su molti libri di tattica, perché qui il bianco Alekhine ha fatto un'altra combinazione simpatica, cioè alfiere 7, però questo adesso esula completamente dal discorso del sacrificio in F7, quindi non ha senso farvelo vedere. Vediamo un'altra partita sul sacrificio in F7. Donna C5, ecco qui. Ci sono le possibilità per un sacrificio in F7? Vediamo un po'. Sì, la regina può andare sulla diagonale a 2-G8, il cavallo può andare in G5, ok, scacco. Qui però non è forzato accettare il nero, infatti avrebbe fatto meglio ad andarsene, dice, vabbè, ho perso il pedone e basta. Invece il nero ha detto no, accetto, va bene, peggio per lui. Scacco, forzato re G6, qui è forzato, perché se fa re F8, cavallo G5 subisce matto, quindi qui il nero è stato costretto ad andare in G6. Come dovrebbe proseguire il bianco? Con la mossa standard. La mossa standard che è cavallo H4 scacco. E qui, cavallo H5, peccato, se non ci fosse la donna nera, qui avremmo potuto dare matto in F5, ma purtroppo sta la donna nera, mi dispiace, non possiamo fare quel matto, ma sì, lo possiamo fare. Scacco, interposizione, la regina si mette in mezzo, perché ovviamente se mangia di cavallo, scacco, re per H4 e scacco matto. Quindi vedete, una volta che il re è andato in G6, cavallo H4 è una mossa standard che è sempre vincente. Però bisogna dire la verità, varie volte è capitato che i giocatori in posizione stravinta, come qui in questo caso il bianco, si facciano prendere dall'eccitazione e facciano mosse sbagliate. Qui il bianco
ha giocato a file di 6. No, no, non ci siamo. Qui il nero avrebbe dovuto giocare donna c3. Intendiamoci, il bianco avrebbe vinto lo stesso, ci sono analisi, avrebbe dovuto trovare una manovra molto difficile, che adesso non vi faccio vedere, ma insomma, a file di 6 è sbagliata. La mossa standard è sempre quella, cavallo h4. Il nero invece ha giocato donna a 5, e vabbè, poi il bianco ugualmente, diciamo, si è rimesso sulla buona strada, nel senso che è riuscito ugualmente a vincere. Bene, era solo per farvi vedere questo fatto che sul re g6 deve seguire sempre la standard cavallo h4. Altro esempio, Christiansen, poche mosse, non a mossa. Il nero ha giocato sta giocando una specie di leone. Possiamo fare il sacrificio in f7? Sì, perché è una posizione che ricorda molto la prima che abbiamo fatto vedere, quella di Velimirovic. Scacco, mangia, e effettivamente, come dovremmo continuare ora con donna c4 scacco? Effettivamente, a prima vista, questa sembra la più logica, in quanto il nero non può giocare d5, perché segue mangia, con minacce multiple, perché il pedone c6 purtroppo per il nero è inchiodato, quindi d5, dopo donna c4 scacco, d5 non è buona. Re g6, anche questa, orribile, la solita mossa standard, cavallo h4. Quindi, in parole povere, dopo donna c4 cosa può giocare? Re 8, cavallo g5, e qui rientriamo nella partita di Velimirovic, insomma, nella prima partita che abbiamo visto. Vabbè, comunque, invece il nero ha giocato cavallo g5 scacco. Perché sto facendo tutto questo discorso? Per dire, attenzione, che cavallo g5 è donna c4, cioè le due mosse che sono il seguito naturale del sacrificio in f7, vanno valutate, cioè va valutato qual è migliore e qual è peggiore. Infatti qui il nero, approfittando del fatto che il cavallo si è mosso, ha giocato re g6. E sì, perché, accidenti, noi abbiamo detto che a re g6 deve seguire sempre la mossa standard cavallo h4 scacco. Ma se qui il cavallo l'abbiamo già spostato, e come facciamo a fare cavallo h4? Quindi il nero, molto intelligentemente, sapendo il tipico attacco del bianco, conoscendolo, ha giocato re g6 e ha approfittato di questo fatto. È chiaro che se avesse giocato re 8, allora vabbè, poi donna c4 e ritorniamo, diciamo, in quell'attacco che abbiamo già visto, no? Essenzialmente nella prima partita, in cui vi ricordate il nero ha giocato cavallo f8 e così via. Invece adesso cavallo ci troviamo in re g6 peggiorato. Accidenti, allora che facciamo? Cavallo h4 non la possiamo fare più, quale altra idea abbiamo? È inutile che ve lo dico, è la solita, l'alzata di torre, è sempre lì andiamo, ho il cavallo, la regina, l'alzata di torre, quella è tematica. Intendiamoci, anche donna c4 non era malvagia, per esempio donna c8, torre f8 per proteggere l'f7, f4, minacciando f5 scacco e così via, anche questa non era male, però torre d3 è più tematica. Il nero sposta la regina perché quella casa in c7 è fastidiosa, è pericolosa, sia perché ci sono minacce di scacco di scoperta, insomma si toglie con la regina, torre g3, eccolo qui, minaccia qualche scoperta, h6, scacco, f7, scacco, re8, re6 non può andare per scacco, e finisce col matto, quindi non può farlo, quindi insomma re 8, donna c4, più o meno diciamo l'attacco del l'attacco del bianco è stato abbastanza simile, però siccome appunto il nero ha avuto delle chance che normalmente non ha, adesso per esempio il nero aveva b5 come buona situazione difensiva, vabbè comunque ha sbagliato di per e5,
la partita è confusa, ecco, diciamo così, partita confusa, il bianco vince perché fino alla fine il nero ha sbagliato. Vabbè, questo è, quindi è inutile che la stiamo a vedere. Io quello che volevo diciamo lasciare come concetto fondamentale è il fatto, attenzione a quando giocate cavallo G5 prima di donna C4, cioè prima di mettere la donna sulla diagonale a 2C8, perché il nero ne può approfittare per fare il G6. Questo è il succo del discorso. Quindi qui, riassumendo, sarebbe stata molto più precisa fare prima donna C4 scacco, ecco, donna C4 scacco, a questo punto il nero avrebbe dovuto giocare re 8 e ora cavallo G5. Viceversa, anche perché se avesse giocato re G6 avremmo avuto la mossa standard cavallo H4. Bene, questo era il messaggio, diciamo, di questa partita. Stop, anche in questo caso abbiamo un esercizio, lo lascerò poi dopo sul sito.